accelerata sui vaccini. Dalle 17 di oggi sono aperte le agende anche per i nati nel 1959 e nel 1960, che si potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online della Regione. A seguire, alle 18.30, si estenderà la possibilità di prenotarsi anche per coloro che sono nati nel 1961. Con questa apertura si completerà la vaccinazione dei sessantenni. Poi, subito dopo, toccherà agli over 50, con 5 date. Intanto la Toscana è al lavoro per definire l'accordo con i medici di medicina generale che scenderanno in campo per affiancare gli hub vaccinali per la somministrazione del vaccino a coloro che hanno più di 60 anni. I medici di famiglia, per poterlo fare anche in quella fascia d'età che dai 60 anni è particolarmente fragile, oggi è oggetto della campagna vaccinale, chiedono un'intesa che si rinnova anche su altre basi più di prospettiva e faremo di tutto per arrivare a stringerla questa intesa. Sale invece fino a 40 giorni l'intervallo tra la prima e la seconda dose di vaccino Pfizer e Moderna, ma soltanto per coloro che devono ancora ricevere la prima somministrazione. Niente cambia invece per chi ha già fatto la prima dose. Per i lavoratori delle professioni sanitarie in Toscana che non hanno ancora fatto il vaccino anti-Covid, 19.500 sul totale di oltre 90.000 persone, si è riaperto stamani il portale delle prenotazioni dopo il decreto legge che ha introdotto l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie.